Ciao ragazzi, bentornati a tutti quanti per parlare in questo video di un argomento interessante: le migliori tariffe degli operatori mobili. Quali sono? Quante sono? E poi c'è anche una sorpresina, perché sì, c'è già anche la miglior tariffa di Iliad a confronto con gli operatori attuali, con le tariffe attuali. Chiaramente quella di Iliad è ancora ipotetica, in quanto non è ancora stata confermata, diciamo. Ecco, questo è quello che volevo dire. Partiamo subito dal discorso che quasi tutte le tariffe che io vi esporrò in questo video riguardano il discorso win back, quindi supportabilità del numero. Quindi quando voi diventate un nuovo cliente o portate il numero, ovviamente dentro, cioè fate la portabilità come nuovo cliente verso questo operatore, vi fanno questa opzione. La cosa non riguarda chi è già cliente e vuole cambiare il piano tariffario o attivare come nuova opzione questa tipologia di tariffa, perché non c'è. Qui invece è quello che io mi aspetto da Iliad, che anche le nuove attivazioni, come si dice, siano quelle tariffe, le prime due che usciranno sempre su ricaricabili molto allettanti. Prima opzione, perché parliamo, cioè le opzioni, allora, prima di tutto volevo fare una parentesi: le opzioni ai clienti già esistenti esistono, ci sono delle cambi tariffa, esistono, però purtroppo non sono molto succose, lo sapete già, costano e danno meno. Se danno un po' di più, costano il doppio che farò da portabilità, quindi è inutile che ve l'elenco, perché magari tipo 10 giga e 1000 minuti ve li fanno pagare 15-20 euro, quindi capite che non c'è una proporzione rispetto al winback, rispetto al discorso fatto su portabilità, uguale le opzioni tariffarie per internet, tranne H3G che le fa pagare poco, gli altri hanno dei prezzi molto più elevati, soprattutto TIM, per intenderci. Allora, parliamo subito della tariffa più interessante per quanto riguarda TIM. Allora, TIM su portabilità ha una tariffa interessante, molto interessante su portabilità, 30 giga anche in 4G, chiamate illimitate 11 euro, 10,90 euro. Adesso c'è la tariffazione mensile, sì, è interessante, visto anche la qualità della rete TIM come proposta, però è solo su winback, solo su portabilità, non è su nuova attivazione. Purtroppo è qua che cade poi l'asino, no? Voglio dire che casca l'asino, però se volete fare la portabilità verso TIM c'è questa tipologia di offerta che non è male. Poi abbiamo Vodafone, che offre adesso finalmente, dopo una vita, no? Che si aspettavano anche loro, muovessero un po' questi prezzi, sempre cari, sempre solo sui propri clienti. 20 giga, minuti limitati, 10,90 euro anche loro. Ale, è arrivata Iliad e quindi ha dentro. Anche questa è interessante, qualità della rete Vodafone c'è, e i giga sono buoni, 20, le chiamate illimitate. 10,90 euro, quasi 11 euro, diciamo che può essere una pista percorribile anche questa di Vodafone. Non è una brutta opzione tariffaria, non è un win back male, assolutamente. È una portabilità che ha un'opzione interessante. Poi Wind propone 20 giga chiamate illimitate a 9 euro. 9 euro qui già, ecco, già c'è più aggressività. Wind 1,80 euro in meno, quasi 2 euro in meno, ti dà già i 20 giga con le chiamate limitate. Poi ce n'è uno da 8 euro, mi pare, 15 giga chiamate limitate. Con Wind è difficile perché ogni giorno esce un canvas nuovo, online trovi delle offerte, il negozio fisico delle altre, bisogna sempre stare via dietro, però più o meno la media è quella degli 8-9 euro, 10-15-20 giga chiamata, 1000 minuti, scusate, quella con le da 8 ore. Quella da 9 mi pare che abbia le chiamate limitate, poi comunque cercatele perché si aggiornano ogni giorno, ma più o meno sono sempre quelle poi che girano in questo periodo, no? Ecco, quindi questa è anche questa interessante, chiaramente copertura e rete leggermente inferiore agli altri due, però ottimo prezzo, ottimo servizio anche Wind, ha una buona copertura adesso anche Wind. H3G direi assolutamente la miglior tariffa attuale, l'unica che può essere competitiva se non più bassa in portabilità rispetto a Iliad, se farà la nuova attivazione chiaramente è un altro passo in avanti, però su portabilità 7 euro al mese la Play 30, 30 giga in 4G e chiamate a 1000 minuti, che per me 1000 minuti sono un limitate, vi dico oggi, 1000 minuti sono quasi 1000 minuti, sono quasi 17 ore di chiamate. Abbiamo WhatsApp per chiamare gratis, abbiamo Telegram per chiamare gratis, abbiamo 17 ore di chiamate, ma i 1000 minuti se sfruttati bene come se fossero illimitate. Io che chiamo tanto, a volte non li consumo tutti. Io che chiamo tanto, lavoro, vita personale, quindi voglio dire, ragazzi, 7 euro, questa è la miglior tariffa attuale,
la più aggressiva, l'unica più bassa anche di Iliad, delle due che vi dirò adesso, e che secondo me, se è solo supportabilità, perde quella pill, perché chiaramente se poi Iliad farà anche come nuova attivazione, diciamo va un po' a pareggiare questi 2,99 euro di differenza in meno col fatto che lo fa anche sui clienti nuovi. Però attenzione, perché vi sto dicendo una cosa molto importante: Iliad la metto già dentro al confronto con le migliori tariffe. 2,99 euro 500 minuti, 5 giga, queste sarebbero le due tariffe annunciate, non ancora ufficiali, non è detto che siano queste, ve lo dico prima, però è molto più probabile di altri rumors che ci sono stati prima. 9,99 euro 30 giga chiamate illimitate, anche su nuova attivazione, a detta di Iliad, e poi magari sulla supportabilità, però a detta di Iliad anche su nuova attivazione. Qua la guerra con H3G è serrata, 3 euro in meno H3G, 1000 minuti, 30 giga, chiamate limitate, 30 giga, 3 euro in più, ma te lo faccio anche su nuova attivazione. La differenza dov'è? Beh, 3 euro in meno non è poco, però là la chiamata illimitata qua è le 17 ore, vi ho già detto prima che è un problema relativo, però mettiamogli il punto in più, ma più che altro il fatto della nuova attivazione, perché la tariffa è praticamente uguale con il fatto invece della sola portabilità. A questo punto bisognerà vedere se Tre sarà una delle prime a fare anche nuove attivazioni di questo tipo, se anche Iliad farà nuove attivazioni a questi prezzi. Qui poi nascerà tutta una guerra tra gli operatori. La miglior tariffa attuale, la Play 30, la miglior tariffa futura su nuove attivazioni è quella di Freemobile da 9,99 con i 30 giga le chiamate limitate. Se è per le nuove attivazioni, se è solo su Winback, allora sarà dietro 3, quindi 3 avrebbe già messo avanti una marcia rispetto ad Iliad prima che esca, sarebbe non da poco. Quindi chi è il più attrezzato di tutti gli operatori? Ma in questo momento, se fate la portabilità, vi trovate con tutti, TIM comunque i 30 giga illimitato, Vodafone i 20 giga illimitato, Wind vi dà i 15 o i 20 giga e poi le 1000 minuti illimitato, Freemobile tariffe molto interessanti, loro i 30 giga chiamate illimitate o quella da 2,99, però bisogna vedere se è solo supportabilità o su nuova attivazione, lì cambia la cosa. Faccio molta leva su questo perché fa un po' la differenza, quindi staremo a vedere. Sta di fatto che il confronto oggi è supportabilità, sono tutti alla pari. Su invece nuova attivazione c'è solo Iliad, forse, se manterrà la promessa che queste sono attivabili anche senza portabilità, sarà quel 9,99 che potrà fare la differenza rispetto agli altri, perché avrà una tariffa più competitiva degli altri. Ma se H3G, pensate, spara fuori a un euro in meno a questa cifra, una tariffa come quella, passerebbe già davanti a Iliad, ma io penso che Iliad avrebbe pronto subito il contrattacco con un'ulteriore tariffa, quindi sarà una guerra H3G e Iliad. Attualmente io penso che sia l'unico operatore che può contrastare a livello di prezzi, gli altri faranno più leva sulla qualità, Wind anche lei cercherà col prezzo, mentre Vodafone e Tindra, io la qualità, una rete più stabile, più copertura, ti do più garanzie da una vita, tu rimani con me perché comunque ti do a 10,90 euro, però è solo supportabilità, però sono un euro in più comunque di Iliad che fa 9,99. Bisognerà vedere veramente, secondo me la differenza la farà il test dell'operatore, il test, ve lo dico, voi dovete provare, mettere la SIM Iliad dentro il vostro telefono, chiamare e vedere copertura buona, dove prende il roaming con l'H3G Wind va bene comunque, quindi già la copertura della rete propria è ottima e il roaming è pieno, bene, non cade la linea, bene, chiamo il servizio clienti, i negozi in giro, distributori, tutto bene, affidabilità. Chiaramente se voi fate la tariffa Iliad poi non funziona nulla, là non è coperto, mi cade la linea, il servizio non è, un po' il discorso di Blu, no? Che era venuta fuori Blu e poi è scomparso, questi problemi qua. Allora lì poi è chiaro che TIM farà, è quello che aspettano. Allora, l'unica salvezza di TIM e Vodafone è sperare che Iliad abbia un servizio più scadente, normale, perché a quei prezzi c'è anche un servizio buono. Adios, ciao, alle prossime da Paolo Uguale 4K e Tech, alla Cannavacciolo, adios. Ciao.